Nella Valle dei Templi di Agrigento il regista irlandese Jim Sheridan ha ricevuto l'Efebo d'Oro, il premio destinato dal Centro Agrigentino di Ricerca per la Narrativa e il Cinema ad un film ispirato ad un'opera letteraria. E il film diretto da Sheridan, Nel nome del padre, è tratto dal libro autobiografico di Jerry Conlon, al quale è stato assegnato un premio speciale. Jerry Conlon, che vittima di un clamoroso errore giudiziario, rimase in carcere per 15 anni accusato di strage nell'Irlanda del Nord, insanguinata dalla guerra civile tra cattolici e protestanti, tra irlandesi e inglesi. L'Efebo d'argento è andato a due attori italiani, Giulio Scarpati e Leopoldo Trieste, protagonisti del film Il giudice ragazzino, tratto dal libro di Nando Dalla Chiesa, in cui interpretavano rispettivamente i ruoli di Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia, e del padre. Nel corso della manifestazione, ai piedi del Tempio di Giunone, sono stati consegnati anche i premi speciali a Ennio Guarnieri, autore della fotografia del film Storia di una capinera, diretto da Zeffirelli, e allo sceneggiatore di origine siciliana Nicola Badalucco.